Allora, intanto buon pomeriggio a tutti, grazie per essere presenti. Io sono Luisa Padrolecco e in questa occasione volevo farvi conoscere quelli che sono i miei principali interessi di ricerca, presentarvi il gruppo di ricerca, che è un gruppo tutto al femminile che si è andato costituendo nel tempo e che collabora, diciamo, alle attività di cui sono responsabile e che riguardano sostanzialmente le problematiche ambientali dovute alla presenza di microinquinanti organici convenzionali ed emergenti, una problematica che non è relegabile a determinati confini geografici, ma che riguarda globalmente il nostro pianeta, anche le aree remote. Quindi intanto mi presento, io sono un chimico analitico, sono stata ricercatrice presso l'Istituto di Ricerca sulle Acque dal 1996 al 2019, anno in cui, come tutti voi, sono poi passata all'Istituto di Scienze Polari. E in questo arco temporale, appunto, si è andato sviluppando quello che poi è diventato il mio principale interesse di ricerca, che riguarda lo studio del comportamento ambientale di microinquinanti organici negli ecosistemi, sia acquatici che terrestri, con uno sguardo attento, almeno inizialmente, a quelli che sono definiti contaminanti convenzionali, ossia quei contaminanti che a livello europeo e internazionale sono inseriti in liste di sostanze pericolose e prioritarie per l'ambiente acquatico, secondo la Waterfront Directive, la direttiva quadro sulle acque. Più recentemente l'interesse si è spostato verso anche i contaminanti emergenti, quindi composti di sintesi attualmente ancora non normati e compresi tra i contaminanti convenzionali ed anche tra quelli emergenti la classe dei cosiddetti alteratori endocrini, ossia ormoni steroidei o plasticizzanti, metaboliti di tensi attivi, insomma, composti di sintesi che in qualche modo interferiscono con il sistema endocrino degli organismi e quindi sono in grado di provocare dei danni biologici a diversi livelli. Perché la contaminazione è un problema globale? Tanto per darvi un'idea, la produzione globale di prodotti chimici è passata da 1 milione di tonnellate l'anno nel 1930 a circa 400 milioni di tonnellate l'anno nel 2000, con una media di circa 300 kg di prodotti chimici per abitanti. Attualmente abbiamo 100.000 sostanze chimiche di sintesi sul mercato, registrate nel Chemical Abstract Service, un numero che è destinato ad aumentare, con ripercussioni inevitabili sull'ambiente dovute sia già all'attuale presenza di composti organici ed inquinanti nei vari comparti ambientali, ma alla continua emissione di nuovi composti chimici che vengono prodotti e utilizzati in diversi settori di applicazione. Tra gli inquinanti ambientali più conosciuti vengono definiti persistent organic pollutants, che sono sostanzialmente dei composti sintetici caratterizzati da un'elevata persistenza ambientale, in grado di essere trasportati per lunghe distanze dal punto di emissione. Sono bioaccumulabili e biomagnificabili verso le reti trofiche e quindi possono essere tossici per gli organismi, compreso l'uomo. E in questo contesto la direttiva quadro sulle acque identifica due categorie di sostanze, quelle pericolose e quelle pericolose prioritarie. Alcuni esempi sono, conoscerete sicuramente, gli idrocarburi policiclici aromatici, i policlorobifenili, i pesticidi organoclorurati. L'obiettivo della direttiva è la protezione delle acque attraverso l'eliminazione dell'immissione di queste sostanze prioritarie per ottenere uno stato di qualità buono per le acque superficiali, sotterranee e marine. Gli inquinanti emergenti sono sempre composti xenobiotici, non necessariamente sconosciuti o di nuova generazione, ma il cui significato ambientale è poco conosciuto a causa delle difficoltà di tipo analitico per rilevarne la presenza nei vari comparti ambientali e anche della carenza di informazioni sul loro impatto ed effetto sugli ecosistemi. E per questi motivi non sono regolamentati dalle normative europee né inclusi in programmi di monitoraggio su base routinaria. Tra l'altro, tra gli inquinanti emergenti vi sono alcuni metaboliti di sostanze normate che a volte risultano essere più persistenti e più tossici dei composti parentali. Abbiamo qua un elenco di alcune classi di inquinanti emergenti, tra questi gli interferenti endocrini di cui vi dicevo, residui farmaceutici, droghe, fragranze e così via. E diciamo, il nostro campo di indagine ha riguardato e riguarda tuttora sostanzialmente le classi cerchiate in rosso, tra cui anche le sostanze perfluorinate e i pesticidi di nuova generazione.
Quindi, dalle indagini micro, in quanto parliamo di sostanze presenti nei vari comparti ambientali a livello di tracce o subtracce, si può arrivare alla comprensione dei processi negli ecosistemi acquatici. Quindi, sostanzialmente, dalla sorgente di emissione, dalle fonti di emissione alla diffusione, alla loro distribuzione nei vari comparti ambientali, acqua, particolato, sedimento. Ma soprattutto l'interazione con il biota attraverso fenomeni di bioaccumulo, attraverso anche la valutazione di possibili effetti ecotossicologici sui diversi organismi. Diciamo che una maggiore comprensione di tali aspetti risulta fondamentale, per poter sviluppare dei modelli previsionali di rischio per gli ecosistemi esposti a tale contaminazione e per porre le basi, per delle proposte di intervento normativo o tecnico tese a diminuirne in qualche modo, a regolamentare l'emissione nell'ambiente e anche gli effetti prodotti. Quindi, sostanzialmente, il focus scientifico delle mie ricerche, delle ricerche del mio gruppo, riguarda la distribuzione della contaminazione nei vari comparti ambientali, acqua, sedimento, suolo, neve, ghiaccio e organismi, attraverso la rilevazione analitica per arrivare alla comprensione delle dinamiche di diffusione di questi contaminanti in funzione delle pressioni antropiche e dei cambiamenti climatici. Di pari passo, la valutazione invece della capacità di mitigazione naturale degli ecosistemi, ossia quei processi naturali di trasformazione o degradazione abiotica o biotica dei contaminanti, la valutazione della loro reale persistenza nei vari comparti ambientali e la produzione di eventuali metaboliti. E ultimo, ma non ultimo, la valutazione dell'interazione con la sfera biologica, rispetto appunto ai contaminanti presenti nell'ambiente a diversi livelli, dai microrganismi agli organismi. La valutazione della biodisponibilità, del studi di bioaccumulo e di biomagnificazione ed effetti ecotossicologici dovuti alla contaminazione multipla, in quanto in uno stesso comparto ambientale possono sussistere diverse classi di contaminanti pericolosi o comunque persistenti. Diciamo che rispondere a questi obiettivi di ricerca intanto comporta un continuo aggiornamento di metodiche analitiche avanzate e sempre più performanti per raggiungere le selettività e le sensibilità richieste. Ma per comprendere le risposte dei sistemi alle diverse pressioni è sicuramente importante avere un approccio scientifico olistico, un'integrazione di competenze, una multidisciplinarità. Strumenti, diciamo, di indagine indispensabili per capire le dinamiche ambientali dei contaminanti ed il rischio per gli ecosistemi esposti. Tali problematiche rientrano tra le priorità di ricerca dei maggiori paesi scientificamente avanzati nel contesto internazionale. Arriviamo invece a focalizzare, diciamo, la problematica della contaminazione nelle regioni polari, che non sono poi così remote, appunto, dal punto di vista della contaminazione, in quanto gli inquinanti raggiungono tali regioni dalle latitudini meridionali attraverso diverse vie di trasporto, trasporto atmosferico, le correnti oceaniche, gli organismi. E qui le basse temperature e la ridotta radiazione solare favoriscono la loro persistenza. E possono quindi entrare nelle reti trofiche con possibili ripercussioni anche sulla popolazione umana. Le regioni polari di fatto rappresentano il serbatoio finale, il global sink dei composti persistenti, agendo come trappola fredda. Di fatto la migrazione di questi contaminanti verso le latitudini superiori non avviene in un unico step, ma attraverso una serie successiva e ciclica di evaporazione e deposizione, un effetto chiamato grasshopping, cavalletta, che dipende a sua volta dalle condizioni climatiche, dalle temperature stagionali. L'effetto, diciamo, finale, al contrario di quanto si possa pensare, è che la concentrazione di questi contaminanti aumenta all'aumentare della distanza dal punto di emissione, proprio per la loro tendenza a migrare verso le regioni fredde. Ed è per questo che i poli rappresentano in qualche modo delle regioni indicatrici per la contaminazione sia da inquinanti conosciuti e anche emergenti di cui poco ancora si conosce. Inoltre il cambiamento climatico sta rendendo nuovamente attuale questo problema ben conosciuto, in quanto l'aumento delle temperature, soprattutto in Artico, sta provocando il rilascio negli ecosistemi acquatici e terrestri dei vecchi POPs, intrappolati nei ghiacci, nella neve, nei suoli dell'Artico, e quindi in quella che viene definita la emissione secondaria.
Quindi cosa andiamo a studiare nelle regioni polari? Come dicevo, intanto l'origine, la distinzione tra emissione primaria, a cui partecipano anche fonti dirette come il trasporto navale o fonti locali come le basi scientifiche, e l'emissione secondaria, quindi il rilascio di cui vi dicevo, di contaminanti persistenti dai ghiacciai durante il melting. La distribuzione dei POPs convenzionali ed emergenti, inclusi gli interferenti endocrini, negli ecosistemi marini polari, la persistenza e quindi la degradazione sia biotica che biotica e le possibili interazioni con la comunità microbica naturale. Infine, il bioaccumulo e la biomagnificazione lungo la catena trofica marina, sia artica che antartica. Quali sono le aree di studio, i progetti attivi e i progetti, diciamo, in fase di valutazione? E intanto da qualche anno l'area di indagine dell'Artico riguarda il nord-est della Groenlandia e le Svalbard, in particolare il Kongsfjorden, e questi che vedete sono i progetti attivi, passati e presenti, diciamo, di cui magari sui risultati vi parleranno le mie colleghe nei seminari successivi. Abbiamo poi nell'ambito del PRA tre proposte progettuali in corso di valutazione che sono state preparate anche in collaborazione con colleghi di ISP Messina, Bologna e Venezia. Per quanto riguarda l'Antartide, abbiamo un progetto attivo sulla contaminazione da emergenti e tre proposte in fase di valutazione nell'ambito del PNRA. Diciamo i temi caldi inclusi in queste proposte progettuali che intendiamo sicuramente approfondire e di cui già ci stiamo occupando riguardano appunto la problematica degli inquinanti emergenti, la rilevazione quindi nei diversi comparti ambientali, inclusi gli organismi tra cui pesci ed uccelli, l'antibiotico resistenza dal punto di vista della persistenza di classi di antibiotici negli ecosistemi polari e insieme a gruppi, diciamo, in collaborazione con gruppi di ecologia microbica, lo studio dell'adattamento dei batteri naturali alla diffusione dei patogeni, un rischio ecotossicologico, quello della trasmissione della resistenza, che è considerato un rischio nazionale a livello mondiale, in quanto la resistenza agli antibiotici viene trasmessa anche all'uomo. Le microplastiche nell'ambiente marino che vanno tanto di moda e noi, diciamo, stiamo iniziando a studiare quello che può essere il trasporto o il rilascio di contaminanti organici associati a queste microplastiche. E infine gli effetti degli impatti multipli sugli ecosistemi polari, con la valutazione delle possibili strategie di mitigazione e adattamento. Per effetti multipli intendiamo stressors abiotici, i cambiamenti climatici, l'aumento delle temperature, ma anche il mix di contaminazione, come dicevo prima, la presenza di diverse classi di contaminanti che possono avere un effetto sinergico e o antagonistico rispetto a determinati organismi. Le domande a cui tali ricerche, ovviamente di pari passo a tutti gli studi che sono condotti in ambito polare, a cui tendono a dare risposte, sono diverse. Sicuramente la più importante è quello che riguarda quali sono gli impatti dei cambiamenti climatici dovuti al riscaldamento globale e alle attività umane sugli ecosistemi polari. Possono essere previsti e quindi controllati? Siamo ancora in tempo prima di avere delle risposte irreversibili da parte degli ecosistemi? E se sì, come? Vedremo la luce alla fine del tunnel? Ovviamente non esiste una risposta univoca a tali importanti domande. La ricerca sicuramente scientifica è la risposta più importante, la ricerca scientifica di qualità per la quale ISP è sicuramente un punto di riferimento anche e soprattutto per la sua multidisciplinarità. È infatti dalla convergenza di competenze che si riescono a conoscere i fenomeni e i processi del perché e del come possano avvenire per poter fornire eventualmente strumenti di intervento, delle soluzioni da diffondere poi alla società, per fare infine massa critica, per favorire le azioni delle politiche mondiali da parte, appunto delle politiche mondiali, ad oggi, a mio avviso, ancora troppo, flebili e inefficaci. E a questo punto, prima di passare la parola a Nicoletta, che vi parlerà, di alcuni aspetti e risultati di ricerche condotte in Antartide, volevo rubarvi ancora 2 minuti per parlarvi e anche per completare, insomma, il quadro delle attività che conduciamo da diversi anni, di un'attività di ricerca finalizzata,
che stiamo portando avanti da diverso tempo, che non riguarda le aree polari, ma che ha avuto delle importanti ricadute e continua ad avere delle importanti ricadute, in termini di esperienza gestionale, di finanziamento e anche di risoluzione di un problema ambientale a livello nazionale. È un'attività di ricerca che ha di fatto costituito la benzina del motore che ci ha anche consentito di passare, di traghettare verso le ricerche in campo polare. Parlo, a proposito di tunnel, di terre e rocce da scavo, che provengono da scavo meccanizzato in sotterraneo con grosse frese per la realizzazione di grandi opere ingegneristiche in cui il terreno è additivato di un ingente quantitativo di agenti schiumogeni lubrificanti. Qual è il problema ambientale che si è posto? E l'assenza di un quadro normativo per le sostanze contenute in questi additivi, che non consentivano una valutazione della compatibilità ambientale delle terre prodotte, e parliamo di centinaia di migliaia di tonnellate di terreno per ogni scavo, e quindi la problematica era che non si riusciva a capire se potessero essere riutilizzabili per scopi industriali, ma anche e soprattutto ambientali, tipo aree verdi, ricoprimento stradale e così via, recuperando la risorsa suolo, o dovessero essere considerate un rifiuto, quindi smaltite in discarica, col depauperamento di una risorsa naturale importante e non rinnovabile, qual è il suolo, e con elevati costi di gestione. Su questa problematica, un team di ricercatori di diversi istituti del CNR, ma anche delle università, anche dell'Istituto Superiore di Sanità, ha iniziato a condurre ricerche su, in campo geotecnico, chimico, di effetti ecotossicologici, di salute umana, per arrivare quindi alla stesura di protocolli operativi da adottarsi in fase di scavo, approvati dal Ministero dell'Ambiente e della Salute, proprio per verificare la compatibilità ambientale di queste terre prodotte. Parliamo di opere quali la Galleria della Torino-Lione, dell'Autostrada 1 all'altezza di Barberino del Mugello, che è stata tra l'altro da poco inaugurata, Nodo di Firenze e così via. Questi studi hanno avuto delle importanti ricadute in quanto partecipiamo ai tavoli tecnici con gli organi di controllo ambientale, Ministero dell'Ambiente, ISPRA, ARPA locali e anche Magistratura. Hanno dato, diciamo, siamo stati attivati diversi contratti di ricerca con grossi committenti privati, Italferro Autostrade in primis. Negli ultimi 5 anni abbiamo avuto 15 contratti di ricerca, di cui di 11 di questi sono state e sono attualmente responsabile scientifico, con una ricaduta economica di circa 2,5 milioni di euro. E soprattutto hanno avuto delle ricadute scientifiche, con pubblicazioni a elevato impact factor, convegni, ma anche la possibilità di avere un upgrade strumentale e quindi di rinnovare la strumentazione dei laboratori. E non ultimo, anzi direi soprattutto, il reclutamento di personale che ha consentito la formazione del gruppo di ricerca e il mantenimento di molte attività di ricerca di base, tra cui non ultimo anche quelle polari. Questo è il fantastico gruppo che mi supporta e mi sopporta da diversi anni, Nicoletta, Francesca, Jasmine e Tanita, che ringrazio, e ringrazio anche voi per l'attenzione, e a questo punto lascio la parola.